Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo su Dead by Daylight, ragazzi, finalmente approdato anche su PlayStation 4. Io l'ho seguito per parecchio tempo su PC e appunto non vedevo l'ora che approdasse anche su PS4. Finalmente è arrivato, ragazzi. Io l'ho provato un attimino giusto per vedere la risposta delle lobby e dei server, e devo dire che è già bello che è testato, si trovano anche abbastanza in fretta le partite rispetto, purtroppo devo dirlo, a venerdì 13, sia graficamente che come gameplay. Devo dire che, come mi aspettavo, appunto, è nettamente superiore. Comunque, a parte questo, ragazzi, qua abbiamo sul menu principale le novità, quindi le patch, i post degli sviluppatori, le varie informazioni. Sopravvivi con gli amici, si possono invitare degli amici nella lobby. Qua giochiamo come sopravvissuto, come killer, uccidi i tuoi amici, presumo sia una partita chiusa, quindi è il caso in cui si è in 5, uno fa il killer e gli altri fanno i sopravvissuti. E qua invece ci abbiamo i rituali giornalieri, che sono sfide giornaliere, che sono curioso, vedremo magari in un successivo video di cosa si tratta, sicuramente per dei punti maggiori, per sbloccare qualche perk e via discorrendo, aumentare il rango sicuramente del sopravvissuto. Allora ragazzi, io ho utilizzato, andiamo come sopravvissuto, ho utilizzato questo tizio qua, che sarebbe, qua abbiamo i vari sopravvissuti, il tizio dell'introduzione del video che vi ho messo come introduzione del gioco, Jake Park. L'ho cambiato un attimino, l'ho personalizzato la barbetta e il gilet, e qua ragazzi tela sanguinaria dovrebbe essere il perk. Io mi sono sbloccato questo qua, che mi dà in base al battito cardiaco, se il killer guarda nella nostra direzione praticamente in un raggio di 12 metri aumenta il battito cardiaco, quindi ci avvisa. E poi ho altri 3000 punti da spendere. Qua abbiamo un sacchetto di alloro che non so, tipo rilascia un leggero aroma simile al tè, non so a cosa possa servire, ma io mi butterei più che altro su sto qua. Contiene una ricompensa ignota, vediamo un attimino. Lente grandangolare, ok, accessorio comune, continua. Non so cosa possa servire, non so se come va o se va equipaggiata. Personalizza, possibile? No. Reliquiario. Probabilmente sono questi qua, e perché ragazzi ancora non ho seguito benissimo questa sezione qua del gioco, nei vari gameplay. Comunque vabbè, impareremo strada facendo. Entriamo in una lobby, ragazzi. Vediamo un attimino se ci mette più del previsto. Ho fatto di numero proprio giusto due partite, mi sono risettato un attimo a mio piacimento i comandi, infatti è abbastanza veloce, vedete come comunque perlomeno trova le lobby, è già piena con sicuramente col killer pronto, perché sennò non probabilmente non darebbe una lobby, ci vuole il killer per avere la lobby. E dicevo, bello veloce come avete visto, quindi non c'è da attendere dei minuti o delle ore. E ci buttiamo nel gameplay. Ma cosa ci ha dato? Conferisce il 50% di bonus punti sangue. Va bene. Boh, ci avrà dato una specie di bonus così. E dicevo, ho fatto due partite, di cui due partite sono riuscito a sbloccare solo in una un generatore. Che non è neanche tanto semplice, perché c'è quella rotellina, se avete presente il gioco, ma sicuramente sì. È abbastanza, ormai ha fatto abbastanza, diciamo, ha preso abbastanza campo come titolo. C'è quella rotellina di abilità che bisogna azzeccare nel punto giusto, se no fa un casino della madonna. Vediamo individuati dal, esplode il generatore, veniamo individuati dal killer. Non è semplice. Poi ci mette il mio personaggio, ci mette anche abbastanza tempo a riattivare il generatore, anche perché bisogna andare avanti un attimino, sbloccare le varie abilità e aumentare giustamente di rango, così all'inizio si è un po' impacciati. È un gioco sicuramente che va giocato, è un gioco di squadra, bisogna darsi una mano l'un con l'altro, infatti come venerdì 13 anche questo qua è consigliatissimo giocarlo magari con almeno un altro amico, anche se è a discapito del killer, perché se si fa un attimino di gruppo è un casino, il killer è da solo, anche se comunque ha abilità maggiori rispetto ai sopravvissuti. Comunque vedete anche voi che graficamente non ha niente a che vedere con venerdì 13. Preferisco sicuramente questo sistema qua di gioco, riuscire a sbloccare degli obiettivi per scappare dalle porte principali. Quindi abbiamo 5 generatori. Ecco, questo uno è già stato ferito. Cazzarola. Abbiamo 5 generatori da sbloccare per aprire le porte principali. Se no, se abbiamo culo, riusciamo a trovare una specie di botola di fuga.
Ci abbiamo dalle nostre parti. Sta guardando dalla nostra direzione. Dobbiamo andare a gamba un attimino, eh. Allontaniamoci. Vorrei individuare il generatore qua sotto. Sotto non c'è niente. Siamo andati proprio una tana. Bene o male questa zona qua me la ricordo, ma andiamo un attimo. Cosa troviamo, eh? Io non so se questa lentezza qua abbiamo trovato cassa controllata. Ah, ok, il medikit, perfetto. Ottimo. Seguiamoci il tizio qua, andiamo insieme a lui. Magari insieme riusciamo a sbloccare qualcosina. Perché più si lavora insieme in gruppo nel generatore, più si riesce a... Eccolo qua, un generatore, perfetto. Ci mettiamo in due. Che dici, ragazzi? Aumenta. E io ho sbagliato. Vaffanculo a me. Cazzo. Va bene, va bene. Aspettiamo un attimo. Qua mi devo concentrare, ragazzi. Devo aprire ancora la mano. Non è semplice. Ha sbagliato lui. Meglio andarcene, che dici? Che dici? No. Non molliamo. Ci incappetta così, te lo dico. Fratello, qua. Ok, abbiamo preso. Cazzo, l'abbiamo ripreso. Dai, dai. Vai così. Ok. Finché ti dà abbastanza tempo con la freccetta, in questo caso qua te la pigli in quel posto. Male. Ragazzi, io me ne andrei da qua, perché secondo me... No, 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 no. Faccio l'ultimo tentativo, ma... Io la vedo brutta qua la storia. Infatti, via. Cazzo, era lì. Merda, via. Non ci ha visti, non ci ha visti, ragazzi. Non ha visto manco lui. Strano, eh? Allora è proprio... O è mezzo... Via. O è mezzo handicappato il killer, ma non credo, perché già ne ha già ucciso uno e ferito un altro. Dovrebbe essercene uno qua, ok. Diamo una mano a sta qua. Bene, 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 stiamo procedendo bene, ragazzi. Eccellente. Ottimo. Un po' di meno. Sto per sbagliare, ragazzi. Vai. Vai così. Chiaro. No, però. Eh no, signorina. Fanculo. Io me la squaglio. Sento il killer. Mi ha visto entrare? È sicuro. Io non so se mi ha visto entrare, però con molta probabilità. Dai. Confondiamolo un attimo. Allora, andiamo a salvare casomai la nostra amica lì. Perché in due la vedo dura. Un attimo, a meno che non sta a camperare nella zona, il maledetto. Ma l'ha liberata, perfetto. Si è liberata probabilmente. Facciamo un attimo e completiamo almeno il generatore. Manca poco. Manca veramente poco. Ok, via. Mettiamo qua un attimo. Aia. Cazzarola. Sta roba cos'è?
Purifica totem. Sinceramente non so cosa sia. Comunque purifichiamo. Ok. Purificazione. Ci ha visti. Aia. Cazzo. Allora. Via. Siamo a terra, ragazzi. Siamo a terra. Mercoledì. Non ci riusciamo a divincolarci, ma... Niente. C'è il gancio lì, c'era. Ora, speriamo che... Tenta la fuga. Cazzarola. Non so se ce la facciamo. Niente ragazzi, siamo morti. Fanculo. Siamo schiattati. Va bene. È stato veloce però, Ma cazzo dici, molto cereali. Allora, siamo stati sacrificati. Andiamo un attimino. Non aumentiamo, perché non ci... Teoricamente, se non raggiungiamo il centro, almeno il centro lì del segnalatore rosso, quando sale il sangue lì, non aumentiamo di rango. Allora, progressi disponibili, ok. 5766 punti. Vabbè, per ora ci siamo andati un po' malissimo, eh. Questo qua ha fatto un bel punteggio. Vabbè. Modalità spettatore direi di no. Ne è morto un altro. Modalità spettatore direi di no. Direi di andiamo all'aggiornamento un attimino e poi ci rispariamo un'altra partitina, giusto per fare un video un po' più bello gonfietto. Ma non c'ho niente qua. Io sbloccherei sta cosa qua. Sto alloro qua. Però non capisco reliquiarmi. Devo rinformare un attimino e rivedere. Ci necessitano questi cosi qua. 5,50. Che non so cosa sia. Va bene. Ma arrivati a questi punti, sblocchiamo quest'ultimo qua. Ok. Livello 2, bene. Imprevedibilità. Allora, ogni livello della tela sanguinaria è generato in modo procedurale. La struttura e il suo contenuto sono imprevedibili. Ok, qua c'è una specie di... Ritorno spesso nel posto chiamato tela sanguinaria, sto cominciando ad avere maggiore controllo. Vabbè, una specie di diario, dal diario di Benedict Baker, novembre del 1896. Mi ributerei in un'altra roba, ragazzi. Siamo arrivati a sti punti qua. Dovesse metterci un peletto di più, ragazzi, ci ribecchiamo dopo. Assolutamente no. Velocissimo, grande. Ok, pronto. Il tizio lì non è ancora pronto. Il nostro gemello, anzi siamo tre gemelli. Allora ragazzi, io ho fatto un taglio sicuro perché la partita di prima dove eravamo in attesa nella lobby mi ha dato errore di rete e per mia scrupolosità ho fatto pochettino di partite, infatti non tutte sono andate a buon fine, alcune mi hanno dato errore, altre sono riuscite a terminare. Allora ho riavviato il gioco, una bella resettata al modem, anche se non credo che dipenda dal modem, però vabbè, per non di più. Comunque ci stanno magari questi erroretti così, perché appena uscito su console ci saranno aggiornamenti futuri molto probabile. E niente, seguiamo un attimino il tizio qua perché è meglio giocare un po' in squadra magari. Io sento già il maledetto. Sento già il maledetto. Armadio, eccolo qua. Sì. Vai, contaci. Vattene, maledetto stronzo. Niente, mi sono attrappo. Guarda che figlio di...
teoria, avendo messo la trappola qua, è convinto. Aspettiamo un attimo perché lo sento ancora. Ok. Convinto che tutto vada a buon fine per lui, no? Sto stronzo. Posso disarma trappola, ok. Perfetto. E ti è andato via? Vaffanculo, via. Ma lontano. Me ne vado in un'altra zona, qua dentro. Vediamo se c'è qualcosa qua. Ok, guardando e riguardando i vari gameplay, qualcosa mi ricordavo di sta zona qui. Però cazzo anch'io. Niente, io vado avanti. Non vado più avanti. Me ne ritorno qua. Ah, qua c'è il seminterrato del maledetto stronzo. Allora, uno di noi si è disconnesso. Secondo me dipende da quel fattore che mi ha fatto anche a me prima, perché mi è successo di saltare. La posso prendere? Sì. Ancora ragazzi, niente, non siamo riusciti a sbloccare un generatore che è uno. Io ritorno su. Non ci riprovo. Non ci riprovo perché sennò qua. Dai, concentrati, concentrati. Più che altro concentrato. Maledetto. Niente? Ok. Ragazzi, io lo sento molto vicino. Forse è andato via. Riprendiamo. Detto che se mi devo spuppazzare tutti questi maledetti generatori è bella tosta la cosa. Andiamo avanti così, andiamo bene. Ultime parole famose, sbaglio? Sbaglio. Dai, dai. Buona. Tanto deve venire su. Se viene su abbiamo il buco lì a sinistra. Io proseguo un attimino perché secondo me sta inseguendo qualcuno. Non ci sta neanche considerando. Vai così. Vai, dammi una mano. Grande, uno è andato.
conviene scendere di qua, ragazzi. Abbiamo fatto una cazzata, colpa mia. Colpa mia. Via, 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 via. Grandissimo, ti seguo. Ti stimo anche. Ne rimangono tre, ragazzi. Dai, che lo so che sai dove sono. Vai. Un gira vuoto, ma comunque lo seguo perché in... Cazzo. Dai, dai, ti curo. Mi dai anche un po' di punti. Un culo, ho sbagliato. Scusa. Sapevo che c'era anche qua il quick. Dai che ci siamo. Via. Niente, mi devo affiancare a sto qua perché in due, ripeto ragazzi, siamo più veloci e... Ne rimangono tre, ne rimangono, forse... Fermare qua però. Infatti. Ha beccato. L'ha beccato. Niente, io mi butto su quel generatore e do una mano alla tizia qua. Ok. No, porca puttana ladra. Che culo. Non so se ci ha visti ragazzi, mi sono buttato qua ma ci ha visti sicuro. Io appena possibile devo usare il medikit, ma la squaglio di qua. Mi metto qua un attimo. No, 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 ho sbagliato, scusa. Vai. Fanculo, cazzo. Niente, non sono riuscito a curarmi praticamente. Cazzo fa ogni tanto. Ragazzi io non lo vedo. Eccolo là. Sento ma non lo vedo. Rimane sto qua. Rimane sto qua, forse ce la facciamo, ragazzi. Dai, 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 dai. Un armadietto, dov'è un armadietto? Cazzo. Ecco. Ok, aspettiamo un attimino. La ste bande qua. Ce n'abbiamo anche uno qui. Un po' più defilato. Però è vicino il tizio, ragazzi. Maledetto è qua vicino.
aspettiamo un attimo, Non voglio far fregare all'ultimo. Sì, che quello l'avevamo iniziato, però avendolo allertato, secondo me gironzola lì. Porca. Facciamo a ponte da questi due generatori qua. Io direi di attirare un po' di qua, un po' di là. Se sbagliamo, Un attimino. Ci rilassiamo 2 secondi, Ce la voglio fare, ragazzi. Ora mi impunto, cazzo, dobbiamo riuscire a portare a casa la partita. Con calma, con calma. Ci vuole il suo tempo. È lì, è lì. Bastardo. Mi ha messo la trappola, stronzo. Ora te hai messo la trappola. Lo sento di nuovo vicino. Ma è qua, è qua, è qua. Dobbiamo aspettare un attimo. Ok. Mi serve una trappola, vai. Dai, 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 ti prego. Tana. Porca puttana. Ne ha preso uno. Oh, culo. Ragazzi, devo far così perché sennò qua ci... Neanche lì vicino. Sa che è lì vicino. E avendocelo qua vicino, questo pattuglia lì. Ci aveva visto entrare oltretutto. Io non so se andare ad aiutare quello lì, ma conviene. Ok, hanno aperto l'uscita. Vado ad aiutare quello lì. Via, 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 ragazzo, via. Sono le uscite di qua, forse di qua. Ragazzi, mi sa che sono andato dal lato sbagliato completamente. Merda, merda. Dai. Non è possibile, dovrebbero essercene anche di qua. Eccola, eccola, eccola. O sbaglio. Sì, 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 è di qua, ho visto anche il tizio lì che andava. Bastarda, ha messo la trappola lì, Guarda che stronzo, si vede arrivare e si butta lì dentro. Dai, dai, che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Almeno ci portiamo a casa una parte. Cazzo, arriva. Ah, no, no, non è lui.
Ok. Abbiamo fatto in tre. Perfetto. Abbiamo anche fatto un salvataggio. Ce la siamo giocata più o meno bene, ragazzi. Non in maniera eccessiva, ma l'importante è squagliarci. La terapia, tutto. Ok. Saliamo anche di grado, possibile? Non lo so. Diamo un attimino un'occhiata, ragazzi. Sì, come vi dicevo, sono salito parecchio perché ho fatto un po' di partitine. Ma va dato quei problemi lì. Ve lo dico anche, giustamente, ci siamo lasciati con un punteggio e ci rivediamo con un altro punteggio da spendere. Diamo un attimino un'occhiata a cosa ci ha sbloccato. Aggiorna. Tanto usciamo, poi alla fine abbiamo provato il gioco. Ok, abbiamo sbloccato un po' di robina qua. Qualcosina avevo sbloccata anche prima, però non l'avevo attivata giustamente perché volevo attivarla con voi. Abbiamo il kit del pronto soccorso che ce lo spupazziamo nel prossimo video. Strofinaccio pulito, cosa serve? Un banale strofinaccio sospettosamente pulito. Aumenta leggermente la velocità di riparazione delle cassette degli attrezzi. Ma questo invece... Cordame fumante. Un pezzo di cima bruciata ancora fumante. Se bruciato aumenta leggermente la probabilità di essere inviato alla palude backwater. Forse per avere un... Vabbè, ci sblocchiamo tutto, tanto ce li abbiamo. Uno. Due. E tre, vai. E andiamo a livello 3. Ok, quindi questi qua sono... per aumentare il livello. La tela di sangue, reliquario. Allora qua ne abbiamo 550. No, qua non possiamo ancora prendere niente perché ne abbiamo in alto a destra solo 83, perlomeno così penso. Equipaggiamento abbiamo solo questo qua, non abbiamo niente competenze. Forse dovevamo equipaggiarlo, sai, sì. Mi sa di sì, dovevamo equipaggiarlo. Niente ragazzi, non abbiamo un granché. Però io arrivati a sti punti sbloccherei tutto per aumentare di livello. Che dite? Penso che poi alla fine rovina di cavo. Non so cosa serva. Accessorio non comune addirittura. Molto ossidato. Andiamo a livello 4. Sblocchiamo insieme, ragazzi, al volo. Forse queste qua puoi aggiungere, magari queste. Sblocchiamo insieme un attimino i vari livelli e poi ci salutiamo. Vi dico già, ragazzi, che probabilmente posterò Sniper domenica. Adesso vediamo un attimo, non sono sicuro. Perché purtroppo questo lo posterò la mattina prestissimo perché sono a lavorare sabato. Quindi lo ritroverete in giornata nel canale domani. Niente, poi probabilmente con Sniper ci... No, niente, abbiamo finito tutto qua. Con Sniper ci vediamo sicuramente domenica, proprio alla più tarda di domenica. Per il resto, ragazzi, piccola considerazione, non mi ha deluso il gameplay, proprio assolutamente. Devo dire che, come mi aspettavo, molto superiore rispetto a venerdì 13, molta più tensione ed è, secondo me, divertentissimo giocarlo con gli amici. Ripeto, purtroppo magari essere in troppi porta a svantaggio la partita, il killer, però magari un numero giusto, due, non dovrebbe apportare quel grosso svantaggio a chi utilizza il personaggio del killer, mentre se sei in troppi secondo me è preferibile farsi una partita chiusa, una lobby chiusa, e ci si diverte uguale. Comunque ragazzi, a parte questo, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, seguitemi anche su Facebook se vi va, e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!